Sì, grazie Sindaco. Io non sottraggo spazio alla cerimonia, però non posso non associarmi alle parole tue e dell'assessore Campagna con riferimento al ricordo di Francesco Paolo, a cui abbiamo come dire, dedicato il nostro momento di ricordo. Io voglio dire che il Consiglio Comunale è stato immediatamente al fianco dell'amministrazione, del sindaco, nella scelta di sospendere e di annullare il resto della manifestazione carnevalesca. Io sono stato in contatto telefonico col sindaco tutta quella mattina in cui si è deciso di annullare tutto e grazie anche a una serie di consiglieri comunali che mi sono trovato al fianco e che subito mi hanno confortato in questa scelta. Consiglieri Mario Sacco per primo, voglio ricordarlo, Francesco Giunta, Paolo Cecchetti, Gianluca Raimondi, Dario Turturici, tutti i consiglieri, Salvatore Messineo e tutti gli altri consiglieri che da subito telefonicamente mi hanno confermato che si trattava della scelta più saggia che c'era da fare in quel momento. Io volevo ringraziare in particolar modo però l'assessore alla cultura Angela Campagna perché devo dire che è stata la prima a capire che quella era la scelta giusta, con sicuramente, probabilmente con il cuore di madre, ci ha fatto riflettere tutti. Noi abbiamo riflettuto da prima a 360 gradi su quello che poteva succedere, ma lei era già fermamente convinta e nonostante fosse stata la prima a investire maggiormente, a credere maggiormente in questa festa e a dedicare tutto il tempo che poteva a questa festa, a sottrarlo alla sua famiglia per impegnarsi, così come avete visto nei giorni in cui si è celebrato, a questa festa. Invece ci ha portato tutti a una riflessione saggia e che con le ore è maturata fino a farci capire che la scelta di sospendere e annullare il carnevale era la scelta giusta. Io voglio ricordare e voglio fare un altro ringraziamento alla famiglia Mulè e Messineo per quello che hanno fatto invece nei confronti dell'amministrazione, cioè non hanno mai finito di ringraziare. Io voglio ricordare le parole di Marilisa Messineo, sorella di Francesco Paolo, che mi disse quella mattina: guarda, noi abbiamo apprezzato che voi avete fatto questa scelta, che per mio fratello avete sospeso e cancellato il carnevale. Noi ci siamo da subito preoccupati di quello che poteva succedere intorno, la gente che ci aveva creduto nel carnevale, i maestri cartapestai che mesi hanno costruito questi carri e tutta la gente che sperava in quel po' di economia che gira intorno a questa festa per guadagnare qualcosa, visto che in questo momento di crisi è particolarmente terribile. E una parola che mi ha toccato è stata: mi ha detto, per colpa nostra non si è fatta la festa. Ho detto, questo te lo devi togliere dalla testa immediatamente perché la tua famiglia e tuo fratello erano conosciuti praticamente da tutti i termitani e quindi tu pensa che oggi e ieri nessun termitano nella maniera più assoluta se la sarebbe sentita di uscire a fare festa. E quindi non c'è modo migliore per ringraziare la famiglia Messineo. Mi ha detto sì, ma la gente che veniva da fuori, ho detto la gente che veniva da fuori verrà in un altro momento, in un altro giorno in cui questa festa invece si farà. Detto questo io voglio ultimare con ringraziamenti, anche se poi saranno fatti dal sindaco, a tutti quelli che effettivamente in questi giorni si sono impegnati nella festa e ricordo in particolar modo quest'anno il contributo grande che ha dato la Proloco e la Società del Carnovale alla realizzazione di questa festa che fino a domenica, devo dire, è stata veramente tra le migliori che negli ultimi anni si sono fatte. Detto questo, io passo la parola di nuovo al sindaco e vi ringrazio tutti per l'attenzione.